Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, quest'oggi dedicata al mondo del volontariato, e per questo abbiamo il piacere di ospitare in studio Flavio Mares, che è il presidente del gruppo Autismo Belluno. Bentrovato presidente. Grazie a voi per lo spazio che ci dedicate. Tanti argomenti di cui parlare, perché la vostra è un'associazione che è attiva sul territorio bellunese non da molto tempo, possiamo dire così, però fin da subito insomma si è messa in moto con tanti progetti interessanti per parlare appunto di questa realtà a favore dei giovani e delle famiglie che voi rappresentate. Allora io comincerei proprio con questo, presidente, col fare una fotografia di quella che è la realtà della vostra associazione. Sì, siamo nati nell'agosto del 2016. Attualmente rappresentiamo 23 famiglie, 23 casi, e abbiamo un'ottantina di soci. Poi ci sono delle famiglie, dei casi che ci seguono dall'esterno, pur non essendo associati, ma a noi comunque va bene anche questa soluzione. Siamo riconosciuti dalla Regione Veneto come associazione di promozione sociale fin dalla nostra nascita. Siamo affiliati a ANCSA Veneto e quindi a ANCSA Nazionale. ANCSA è l'associazione nazionale dei genitori di soggetti autistici. E sul territorio di Belluno siamo anche rappresentanti del coordinamento Asperger Veneto, dove gli Asperger sono una forma particolare di autismo, sono quelli definiti ad alta efficienza, quindi con delle grandi capacità, magari nella matematica, magari nella pittura, Einstein piuttosto che Van Gogh, e però magari in capacità in tante altre cose molto più semplici, molto più pratiche. Ci siamo strutturati con un direttivo composto da 5 persone. Io sono il presidente e la mia carica dura 3 anni, dopodiché posso essere rieletto o meno. E questo lo abbiamo fatto per avere, come dire, una discontinuità da un punto di vista, in modo che ci siano sempre forze nuove che portano idee nuove. Questo è importante. Abbiamo un coordinamento interno con una persona che coordina il gruppo piccoli, perché noi siamo nati inizialmente con tutti, diciamo, giovani adulti, ma nella crescita siamo cresciuti soprattutto con i piccoli, dai 3 ai, diciamo, 15 anni. E per le attività che svolgiamo abbiamo un referente per ogni attività, più un servizio di segreteria e un servizio di amministrazione contabile. Quindi lei ha voluto, diciamo così, dare una struttura ben definita, anche delegando, diciamo, molte responsabilità, se vogliamo, ognuno ha il proprio compito all'interno dell'associazione, come fosse una vera e propria famiglia. Come se fosse un'azienda, diciamo, nel senso che è importante, ritengo, questo, perché altrimenti diventa la realtà di una o due persone. E se queste hanno tempo e idee, le cose vanno avanti, diversamente si rischia di implodere nelle proprie idee. E effettivamente con questa organizzazione in questi anni abbiamo fatto, mi sembra di poter dire, delle belle cose, perché abbiamo dei riconoscimenti. E adesso verremo a raccontare, presidente, anche i vari progetti che sono stati portati avanti nel tempo dall'associazione. Ma prima di questo, ovviamente, la domanda così un po' doverosa è proprio quella legata all'emergenza sanitaria che ci ha coinvolto tutti quanti. Un'emergenza che a maggior ragione può aver sconvolto quella che era la quotidianità, appunto, anche delle persone più fragili, no? Se vogliamo. Sì, diciamo che per alcune delle nostre, delle famiglie affiliate a noi, il periodo è ancora estremamente difficile. Dobbiamo considerare che per tutti noi, diciamo, normodotati, ci sono stati periodi veramente duri. Essere segregati, diciamo, in casa non è stato semplice per nessuno. Le persone che noi rappresentiamo, soprattutto i giovani, i bambini, i ragazzi, hanno delle loro modalità di gestire la giornata, e una di queste sono delle attività ripetitive, e su queste attività ripetitive, su queste stereotipie, riescono anche a rilassarsi. Per cui aver tolto la camminata, aver tolto il giro in macchina,
che sembra una cosa strana, ma purtroppo serve anche questo, e aver tolto queste possibilità dei bambini o dei ragazzi ha creato delle forme di stress veramente, veramente pesanti. Poi basti pensare che sono saltati tutti i servizi erogati dall'URSS, dalle cooperative, per ovvi motivi di evitare i rischi di contagio. Vuol dire che tutti questi bambini, ragazzi o adulti sono rientrati in famiglia e hanno perso di nuovo le loro stereotipie, quindi anche le attività propedeutiche, le attività che venivano fatte con gli operatori sociosanitari, in casa non è la stessa cosa, anche se le famiglie ci hanno provato. Per di più le famiglie non tutte hanno un genitore a casa. Quindi normalmente tutti lavorano, nel momento in cui questi ragazzi hanno dovuto fermarsi a casa, uno dei due genitori ha dovuto rimanere a casa e questo ha creato dei grossissimi Certo, scompensi. Per per far capire cui è appunto la stato un periodo difficoltà. e è ancora un periodo difficile. Lei accennava, Presidente, appunto ai servizi sociali, all'ULS, diciamo alle cooperative, questo perché proprio voi nel tempo avete fin da subito avviato una stretta sinergia, no, con queste realtà. Certo, diciamo che ULS e le cooperative si sono mossi anche indipendentemente da noi e per quanto le nostre esigenze come famiglie siano come dire, sempre alte, perché abbiamo necessità di, come dire, di avere copertura, no? Di servizi, ULS e cooperative non riescono mai a soddisfare quelle che sono le esigenze, però chiaramente fanno quello che possono. E fin dall'inizio abbiamo cercato di collaborare, abbiamo anche sviluppato noi stessi delle attività in sinergia con loro, quindi siamo stati molto propositivi. Abbiamo spinto fin dall'inizio per la formazione degli operatori, perché crediamo che avere degli operatori permetta poi di poter costruire la gestione del tempo libero, la gestione di un'attività lavorativa, la gestione anche parascolastica. E con questo abbiamo effettivamente collaborato tanto con l'ULS e anche con alcune cooperative. Infatti, diciamo, il motto un pochino che vi caratterizza, l'obiettivo principe proprio della vostra associazione è il dopo di noi, giusto? Questa è una frase così, che voi riportate anche sui vostri opuscoli, sul motivo principale, giusto? Quindi garantire, ce lo spiega un po' meglio questo il dopo di noi. Sì, l'associazione è nata proprio su questa necessità di dare una risposta al dopo di noi, cioè cosa succederà un domani quando i genitori non ci saranno più. Quindi l'idea iniziale era quella di strutturare concettualmente un centro residenziale, un qualche cosa dove questi attualmente sono dei ragazzi, un domani saranno degli adulti, potranno andare a vivere. Però chiaramente il dopo di noi non può essere un qualcosa di avulso dalla realtà e dal territorio, per cui per arrivare al dopo di noi stiamo costruendo tutta una serie di attività che vogliono essere integrative della società attuale dei nostri ragazzi. Bisogna che la società sia consapevole di che cos'è l'autismo, in modo che può sostenere questa futura struttura che sicuramente riusciremo a fare, spero, proprio per il dopo di noi. Dico riusciremo a fare perché ci sono delle testimonianze in Trentino, in Friuli, in Emilia, di realtà che sono state fatte anche con l'aiuto, diciamo, del territorio. Ecco, venendo adesso, Presidente, abbiamo parlato di quella che è stata l'emergenza coronavirus, veniamo invece ai giorni d'oggi. Fra i tanti progetti che voi avete avviato e che sono ripresi, appunto, vi è un progetto, lei mi ha portato anche un opuscolo Ah sì, proprio sì. informativo, un cosiddetto progetto Serra, giusto? Sì, è nata dall'idea che la campagna e l'attività agricola non ha quei tempi stretti dell'attività produttiva, diciamo, di azienda, no? E quindi fin da subito abbiamo puntato a fare dell'attività agricola una possibile valvola di sfogo lavorativa per i nostri ragazzi.
oltre che una valvola di sfogo proprio anche per i più piccoli che ogni tanto vanno a lavorare, tra virgolette, vanno a accudire le bestie, vanno a divertirsi e quindi anche proprio a E scaricarsi. fa bene il E contatto con fa la natura. assolutamente, assolutamente bene, tanto è vero che il gruppo piccolo come dire, si è strutturato per avere questo contatto una volta alla settimana con questa azienda agricola. Mi scusi, la interrompo. Lei parla di gruppo piccoli, intendiamo che età? Diciamo realisticamente sono dai 6 ai 12 anni in questo momento, però è chiaro che c'è una Diversificazione al suo diversificazione interno e voi chiaramente. arrivate a rappresentare fino a 38 anni, dai 38 anni. Ok. 3 ai 38 anni. E quindi questo progetto è Allora, in ripreso? divenire, questo progetto ormai ha 4 anni, quest'anno avevamo la bellissima opportunità di poter gestire 2,5 ettari, perché diciamo, evidentemente penso abbiamo lavorato bene e abbiamo trovato delle persone che ci hanno prestato dei terreni, per un totale di 2,5 ettari, più 500 metri quadri di serra, più altri terreni dell'azienda agricola Boscon, che è quella alla quale ci appoggiamo per la parte tecnica, perché nessuno di noi, come dire, conosce il mondo dell'agricoltura. Per cui, quest'anno avevamo 2,5 ettari, abbiamo 2,5 ettari a disposizione e avevamo impostato tutta un'attività proprio sull'attività manuale. Con l'arrivo del Covid abbiamo dovuto cancellare tutto perché non era più pensabile nel mese di febbraio-marzo andare avanti con lo stesso progetto. L'abbiamo trasformato in qualcosa di diverso, è tutto meccanizzato nella speranza di poter far subentrare i nostri ragazzi. Nel momento in cui sono arrivate le autorizzazioni, è un mese circa che siamo rientrati con la nostra forza lavoro e stiamo portando avanti il nostro progetto. È in forma un po' ridotta rispetto all'idea iniziale perché per vari motivi, insomma, qualcuno ha preso altri impegni e qualcuno ha anche paura, diciamo, ancora delle conseguenze del Covid. Però si arriva anche ad una vendita vera e propria, no? Dei Animiamo anche la prodotti vendita per... sempre tramite l'azienda agricola Boscon, abbiamo fatto proprio un accordo di partenariato, come compartecipe a questa attività società nuova, perché società nuova, tramite società nuova abbiamo gli operatori formati nella gestione dei ragazzi autistici, il tutto all'avallo dell'ULSS perché conosce assolutamente il nostro Certo, progetto. e l'obiettivo comunque è sempre quello di poter garantire questa esperienza ai giovani, quindi avere anche le risorse per poter, diciamo L'obiettivo è così. farlo diventare un lavoro vero e proprio. Per il momento dobbiamo arrivare a definire l'autosostenibilità del progetto. Quest'anno avrebbe dovuto essere il punto di verifica, lo spostiamo al 2021, ecco questo sicuramente. Guardando in avanti ad ulteriori progettualità, molto brevemente, Presidente, perché purtroppo il nostro tempo scorre velocissimo, ma ci sono importanti progetti anche sul fronte della scuola, vero? Beh, noi abbiamo iniziato 2 anni fa chiamiamolo un corso di formazione per insegnanti sull'autismo, quindi non lo facciamo noi, paghiamo degli psicologi che sono formati proprio sull'autismo, sono 2 realtà diverse, entrambi del Bellunese, e hanno già fatto una serie di istituti. L'anno scorso hanno iniziato, siamo arrivati ovviamente a febbraio e poi hanno dovuto bloccare il tutto. Speriamo che con la ripresa della scuola e con una nuova definizione delle normative si possa riprendere. Questa è una delle attività che noi abbiamo, come dire, finanziato e che abbiamo inserito nel nostro bilancio. Anche questo è l'obiettivo, Presidente, ricordiamolo, avere del personale qualificato giusto per permettere Certamente fa parte del progetto iniziale, cioè il primo punto è la formazione, la conoscenza, fare in modo che ci siano persone che sanno come gestire la persona autistica, anche se non sono degli operatori sociosanitari, non ha importanza, l'importanza è sapere come gestire anche minimamente una certa situazione.
situazione, e quindi questo fa parte proprio di questo progetto. Beh, Presidente, io le auguro buon lavoro a lei e a tutto il suo staff per le tante attività, insomma, che avete in essere, per quelle che ci saranno in futuro. Ci ritroveremo ancora per poter approfondire questi temi. Io grazie, Presidente. Vi ringrazio, perché da 4 anni voi ci state sempre seguendo e supportando nelle attività che facciamo. Grazie mille. Grazie, e a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.